Un membro della famiglia reale è stato costretto a dimettersi dal suo ruolo onorario subito dopo essere stato accusato di uno scambio razzista a Buckingham Palace. L'autore della biografia di Meghan Markle e del principe Harry, Omar Scobie, si è scagliato contro la famiglia reale, definendo la monarchia tossica dopo che Lady Susan Assi è stata accusata di uno scambio razzista. L'ex dama di compagnia, una delle aiutanti più preziose della regina Elisabetta II, si è trovata al centro di una lite dopo una chiacchierata con Ngozi Fulani, fondatrice dell'organizzazione benefica Sista Space. La signora Fulani, che è nata in Gran Bretagna, ha detto che Lady Assi le aveva chiesto ripetutamente da dove venisse a Buckingham Palace, suscitando le scuse dello studio quando l'aiutante si è dimesso. Ha detto a Good Morning Britain di ITV, anche se non ho subito violenza fisica, quello che sento di aver vissuto è stata una forma di abuso. Descrivendo come anche Lady Susan si sia toccata i capelli durante l'incidente, ha detto, ero in piedi accanto ad altre due donne di colore. E lei, Lady Susan, si è appena diretta verso di me, ha preso le mie ciocche e le ha spostate di strada in modo che potesse vedere il mio badge con il nome. Questo è un no-no. Non metterei le mani nei capelli di qualcuno, e culturalmente non è appropriato. Un portavoce di Kensington Palace ha rilasciato una dichiarazione forte, dicendo, il razzismo non ha posto nella nostra società. I commenti erano inaccettabili, ed è giusto che il privato si sia fatto da parte con effetto immediato.